tue ultime preghiere, uncino! Così Peter Pan dà inizio ad uno spettacolare duello. Con un agile salto, libero i bimbi sperduti, che cominciarono a salire sulla coppa della nave e a combattere contro i pirati! Ma Capitano Uncino era sempre più furioso, tanto che sfidò Peter Pan in un duello senza volare. Combatterò con te, da uomo a uomo, rispose Peter. Ma a un certo punto, durante il duello, Peter Pan... E stava quasi per cadere, ma ritrovato l'equilibrio, Peter riuscì a disarmare Capitano Uncino. Sconfitto il pirata, lo pregò di risparmiargli la vita. Non ti ucciderò, ma solo se dichiari davanti a tutti di essere un baccalà. Capitano Uncino lo fece e Peter Pan ne uscì vincitore. Tutti quanti esultarono per la gioia, ma Peter cominciò a dare ordine per far saltare la nave. Poi chiese a Trilli se per caso potesse spargere un pochino di polvere di fata sulla nave. E la nave diventò un enorme galeone dorato che si alzò in volo nel cielo. Ritornammo a casa tutti quanti sani e salvi, con ancora in mente le sensazionali avventure dell'isola che non c'è. Mamma, papà, siamo tornati! Sei stato davvero fantastico! Poi guardammo tutti quanti fuori dalla finestra e vedemmo una figura strana, dorata, davanti alla luna, fatta con le nuvole. Il mio papà la osservò per un po', senza dire nulla. Poi mi sorrise e mi accompagnò a letto. Mentre mi rimboccava le coperte, mi disse che dovevo stare tranquilla. Non esistono vascelli volanti, non esistono bambini volanti, non esistono fatine. Era tutto un sogno. Poi mi diede un bacio sulla fronte e chiuse la porta. Io non gli avevo raccontato nulla, ma lui sapeva tutto. Dicevano che ero diventata la bambina più bella del mondo. Giocavo, mi divertivo ed ero felice. Ma quando compì 12 anni, la maga mi rinchiuse in una torre altissima. Non c'erano né finestre né porta e neanche le scale. C'era solo una piccolissimissimissima finestrella in alto. La maga, quando voleva salire, da sotto gridava: Raperozzolo! Raperozzolo, sciogli i tuoi capelli, che per salirmi servono quelli! I miei capelli erano bellissimi, bellissimissimissimi, sottili come oro filato. Quando la maga chiamava le sue trecce, io le annodavo al contrafforte della finestra, per poi lasciarle cadere giù per 20 braccia. E la maga ci si arrampicava. Ah, lo dico! Avete mai provato a far arrampicare qualcuno su per i vostri capelli? Sì, belli, forti, ma ai, ai, ai!
pesante. Ma un giorno prese lo stesso vizio un simpatico giovane principe. Che bello che era! Alto, biondo, distinto, forte, gentile e con un bel fisico. Lo dico, perché questi principi li devono fare tutti forti con il fisico? Scusate, sarebbe possibile avere un principino piccino sui 50 kg, 38 di piede, 1,60 m? Un mignon. Ah, sono finiti. No. Raperonzolo, sciogli i tuoi capelli che per salirmi servono quelli. Ai, 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 ai! Vai piano! Ma alla fine questo principe mi piacque e decidemmo che sarebbe venuto a trovarmi ogni giorno. Roba da rimanere pelata. Ma un giorno la maga scoprì tutto. Andò su tutte le furie, prese i miei capelli, li annodò ad una mano e con l'altra prese le forbici e... ah, zic, zac! Me li tagliò. E poi mi porta a perdere in un deserto. Il principe, non trovandomi nella torre, disperato si gettò giù. Per fortuna ebbe salva la vita, ma perse la vista da entrambi gli occhi. E triste errò nei boschi, nutrendosi solo di erbe e di radici e non facendo altro che piangere. Che uomo! Dopo molti anni, però, capitò fortunatamente nel deserto, dove vivevo con i miei due figli, tra gli stenti. Riconobbe la mia voce e corse subito ad abbracciarmi. Fui felicissima. Le mie lacrime gli bagnarono gli occhi e lui tornò a vederci come prima. E alla fine, altro che principe che mi viene a salvare, se non lo guarivo io questo, stava fresco!